Sono Sonia. Oggi andremo a pulire e a cuocere le cicorie. Ma prima iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ma adesso, sigla! Oggi le nostre protagoniste sono queste. Non vi do la quantità, non vi dico niente, sono queste. Sono un bel po', sono tutte da pulire, per cui andiamo a pulirle e poi a cuocerle. Le faremo come base principale lesse e poi una volta lessate le possiamo ripassare in padella come solito, al solito, va bene? Per cui iniziamo a pulire le nostre cicorie. Le cicorie, verdura tipica invernale, che è buona, se non vi piace un altro discorso, però è buona, oh, capiamoci, è buona la verdura, va bene? Oh. Per cui, visto che sono tutte cimette, così, noi andiamo adesso a ripulire i vari steli, li andiamo a staccare dalla base, e ovviamente controlliamo che le foglie siano integre. Se sono integre le lasciamo stare, se sono rovinate eliminiamo. Ecco, vedete, ve lo faccio pure vedere se riuscite. Questa è un po' rovinata, togliamo la parte rovinata e andiamo a lasciare la parte sana. Per cui io le faccio tutte in questo modo. Adesso è un bel po' di lavoro, però dai, su. Per mangiare un po' di verdure fresche possiamo anche permetterci un po' di lavoro, no? Per cui adesso me le vado a pulire tutte e ci vediamo dopo. Finalmente le ho finite. Ho dato già una sciacquata leggera. Adesso le vado a tagliare, perché ovviamente non posso lasciare le foglie così lunghe, e le tagliamo. Ci diamo una regolata. Questa dimensione più o meno. Adesso me la sistemo tutte e intanto ho messo anche la pentola per l'acqua, per cui stiamo già a buon punto. L'acqua bolle e, per essere onesta, ho anche aggiunto un po' di sale. Adesso scansiamo anche parecchio. Altra cosa, le cicorie le ho tagliate tutte piccoline piccoline, per cui non sono lunghe così, ma le abbiamo ridotte, insomma. Vado a buttarle. Io ve l'ho detto, questa è la base. Una volta lesse le possiamo mangiare così, semplicemente lessate, oppure se vi piace potete ripassarle in padella, oppure che ne so, c'è addirittura un'amica che mi ha consigliato di ripassarle in padella con aglio e fagioli. Non l'ho mai fatto, chissà che prima o poi questa cosa non venga anche fatta. Ogni ricetta è buona per essere provata, Le mettiamo tutte perché non si girano, Per cui adesso devono cuocere. Pronte! Io spengo, Le nostre cicorie sono belle pronte e per toglierle adesso dobbiamo fare il meno danno possibile, giusto? Per cui a me conviene spostare questa leggermente e aiutarvi in questo modo. Ecco qua, tiriamo fuori le nostre cicorie.
vapore. Finisco di toglierle fuori e poi procediamo. Le nostre verdure sono cotte, molto cotte, ben cotte. Chiamatelo come vi pare, ok? Oh. Ovviamente, come ho detto all'inizio, io ho messo già l'acqua nel... il sale nell'acqua, scusate. Per cui, assaggiandole, per me vanno bene così. L'unica cosa che io vado a fare, ma molto basilare, né più né meno, vado ad aggiungerci, ma è una questione di gusto personale questa, un po' di aglio in polvere, per dargli un po' di sapore, un po' così. Aggiungo un po' d'aglio, ecco qua, senza esagerare, e annaffiamo con l'olio. Annaffiamo con l'olio. Condiamo con l'olio, giustamente. Ecco qua. Questa, in teoria, è il condimento più semplice di tutti. Olio, sale, se lo volete mettere, in base a come le avete cotte. E io in questo caso ci ho aggiunto un po' d'aglio, ma... niente, basta, finito. Un bel piatto di verdure la sera. Ci sta tutto. Lo accompagnate con che ne so, con della carne, con quello che più vi piace. Io questa sera probabilmente lo andrò ad accompagnare con un po' di affettato. Vediamo quello che troviamo in frigo, infine. Per cui, le nostre verdure sono belle pronte. È vero, abbiamo faticato per pulirle, per sistemarle tutte, però vabbè, vale la pena, dai. Una volta ogni tanto, invece di fare il solito sacchetto di verdure congelate, prendi e fai, ogni tanto ci sta. Ogni tanto questo ci sta. Assolutamente. Eccolo qua, il nostro buonissimo piatto di verdure, condito nel modo più semplice di tutti, olio, sale e un po' d'aglio. Cosa vogliamo di più? Io vi rimando alla prossima, spero che questo mio consiglio vi serva e noi ci rivediamo. Ciao!